Matteo Aglio e Paolo Scalera. Oggi abbiamo con noi Livio Suppo, che oltre che un vecchio amico è famoso nel paddock per la sua supercazzola bitumata. Anche per i capelli folti. Esatto, e anche perché tra l'altro è stato proprietario di una 500 che ci sembra Abarth, peraltro venduta a chi? Venduta in Giappone, non diciamo a chi, ma in Giappone, perché in effetti le 500 Abarth in Giappone sono richieste. Allora, innanzitutto ci sembra che tu volessi fare una precisazione su alcune cose apparse nella GP One Car nel recente passato. Sì, mi è dispiaciuto vedere il video con il mio amico Carletto.